La frenesia prima di uno dei summit più tempestosi della storia dell'Unione Europea. Venerdì in ballo ci saranno miliardi di euro per la ripresa post-Covid, ma i paesi si dividono sotto la pressione di interessi economici locali. Merkel tenta di rilanciare l'Europa, teme che la Germania abbia tutto da perdere in caso di fallimento. È il ritorno della politica. Dobbiamo affrontare un'enorme sfida e la risposta deve essere grande, dice la cancelliera. Non puoi soffermarti su ogni dettaglio prima di iniziare, ma deve essere uno sforzo speciale che tenga unita l'Europa in queste ore difficili. C'è una dimensione politica dietro alle cifre. Politica, solidarietà, tutto per salvare l'Europa. E questo è il tempo della responsabilità, questo è il tempo della solidarietà. Noi dobbiamo mantenere alto il livello di ambizione politica, non dobbiamo dividerci sulle visioni nazionalistiche, perché l'Europa deve offrire soluzioni ai propri cittadini, non illusioni e paure. L'Olanda del premier Rutte si conferma alla testa del fronte del rifiuto, per cui la solidarietà deve pagare con tanto di interessi, non per avidità o non solo, ma per scarsa fiducia. Infatti vorrebbero sapere come Italia e soci spenderanno quei soldi.